Nella conferenza stampa dei 100 giorni lei ha raccontato tutte le cose positive fatte in questa prima breve parte di mandato e il problema dei problemi, quello più oneroso e anche più costoso, è lato ambiente CL1 e l'eventuale debito che ha il comune. Se non si risolve questo problema, probabilmente non potrete andare avanti, quindi rimarrà sulla testa dei cittadini ancora a lungo. No, questo è il nostro intendimento risolverlo immediatamente, tant'è che fin dal secondo giorno del mio insediamento noi abbiamo chiesto l'apertura dei tavoli tecnici per esaminare ben 5 bilanci che erano stati prodotti in quell'assemblea e successivamente ne è stato prodotto un altro, quindi ad oggi. All'esame nostro ci sono ben 6 bilanci del lato e stiamo equiparandoli ai nostri bilanci. Per cui stiamo facendo una grande attività di verifica finanziaria delle spese e stiamo andando avanti sicuramente in questa direzione. La direzione giusta è proprio quella di andare a liquidare lato CL1, perché in questo momento lato CL1 non produce assolutamente nulla ed è un ente che produce solo costi. Per cui se riusciamo a chiuderlo in tempo breve tutta la diatriba legata alla liquidazione del lato, noi sicuramente andremo a gravare meno sulle tasche dei cittadini, chiaramente andando a verificare esattamente qual è il debito. Lei ha bloccato tutte le cause legali, tutti i contenziosi in questo momento. Questa cosa ha creato anche molta polemica rispetto alla decisione della giunta precedente che voleva e parlava di interessi occulti che dovevano essere dichiarati, che dovevano essere raccontati. E rispetto a questa posizione, qual è quella della sua amministrazione? Voglio essere chiaro, noi abbiamo attuato una rinuncia agli atti, non alle azioni. Chi sa di legale, cioè qualsiasi legale, capisce perfettamente che la rinuncia agli atti è una cosa, la rinuncia alle azioni è un'altra cosa. La rinuncia agli atti a noi ci consente di andare a verificare con matematica certezza se ci sono stati dei comportamenti anomali nella gestione del lato e se ci sono stati, noi non rinunciando alle azioni abbiamo possibilità di riprendere tutti i contenziosi che sono necessari. In questa maniera però dobbiamo avere contezza. Io non so, la giunta, probabilmente la giunta precedente aveva contezza, ma noi in questo momento non ce l'abbiamo. Per cui per fare una cosa giusta e sempre nel rispetto dei cittadini che sono quelli che pagano tutto quanto, anche le consulenze legali, è giusto che si vada avanti in questa maniera e che si vadano a verificare tutti gli aspetti della vicenda. Se ci sono responsabilità, noi procederemo nei confronti di chi per noi ha commesso delle irregolarità. Su questo non ci sono dubbi. Lei in conferenza stampa ha detto adesso basta con le prebende e di questo faremo il nostro vessillo. Che vuol dire? È una cosa molto semplice, lei deve sapere che al comune di Caltanissetta ci sono tutta una serie di situazioni legate alla gestione degli immobili, date in comodato d'uso, legate a dei contributi, date ad associazioni, che sono ormai radicate nel tempo. Noi qua vogliamo fare chiarezza al 100%, cioè vogliamo che tutto diventi non trasparente, cristallino, cioè si deve vedere dall'esterno cosa sta succedendo dentro la casa comunale, perché la casa comunale non è né mia né sua né dei cittadini. Per cui da questo punto di vista noi questo non faremo un vessillo, ma per loro è un'azione normale. È un'azione normale come è stata normale censor civico. Censor civico è un'azione importantissima che va proprio nella direzione della trasparenza, che va a bypassare il politico nell'azione. In che senso? Se il cittadino segnala la buca in via X, va direttamente la segnalazione al tecnico che deve intervenire per predisporre la riparazione. L'assessore non ne saprà niente ed è giusto che sia così, perché è sbagliato che per 20 anni, 30 anni per aggiustare una buca si deve andare dall'assessore che vi fa il famoso favore. Quindi su questa cosa noi vogliamo essere bypassati, ma non perché non vogliamo avere a che fare con i cittadini, perché è giusto che i cittadini si vadano a comportare, non è normale. Perché deve essere normale, perché segnalare un disservizio deve essere normalmente risolto dall'ufficio responsabile, non dal politico, deve fare un'altra cosa, deve fare una programmazione politica, deve dare direttive politiche ai dirigenti, per cui la città va gestita in questa maniera. Ma sull'esecutivo, sulle piccole cose da fare, ci sono gli uffici predisposti, preposti, e per questo noi siamo intervenuti così.